Ciao a tutti e benvenuti a questa serata, una serata all'insegna dello sport. Benvenuta terza categoria, è proprio il caso di dirlo, ben ritrovata dopo 8 anni, un applauso alla terza categoria e a tutti voi che parteciperete a questo campionato. Adesso piove su di te, hai ritagliato dentro me, lasciato su. Scusa tanto se non piango, giusto il tempo di vederti andar via. Chiamerai qui insieme a me e i dirigenti del comitato regionale della FIGC, partendo dal presidente regionale Antonio Sonno. Buonasera presidente. Giovanni Pampana, vicepresidente regionale della FIGC, e Gino Andreani, l'altro vicepresidente nonché responsabile delle rappresentative regionali. In attesa di averli qui con noi parliamo con il presidente Sonno. Alla Spezia si è raggiunto qualcosa di importante, perché la terza categoria mancava ormai da anni. Grazie alla programmazione e al lavoro di molte persone si torna a disputare questo campionato. Sì, è una cosa importante e anche significativa, perché quello che sta avvenendo questa sera qua, in questo locale, tra l'altro ringrazio il proprietario che ci ha messo a disposizione, io credo che sia qualcosa di unico, non succede in nessun'altra parte d'Italia di fare una festa prima di un campionato di calcio. Io credo questo sia lo spirito giusto per noi dilettanti, e la cosa che mi piace di più questa sera è il fatto dell'aggregazione, ciò che è lo spirito dei dilettanti, continuo a dire, e la forza anche dei dilettanti è quella di essere aggregati, di fare una cosa sportiva e di viverla serenamente, gioiosamente come questa sera. Perciò faccio tantissimi auguri a tutte le squadre, ringrazio i presidenti. E mi auguro che si possa ripetere anche una serata così a fine campionato. Il diritto deve essere quello di giocare a calcio in maniera anche amatoriale, un po' anche, diciamo così, con un po' di campanilismo tra le varie società, organizzati dalla FIGC, che credo che insomma sia fuori discussione che come organizzazione dei campionati sia superiore a tutti. Lavoriamo anche per fare in modo che il prossimo anno alcune società che quest'anno per motivi logistici non hanno trovato giocatori, non sono riuscite a organizzarsi, soprattutto quelle della Val di Vara che purtroppo sono assenti da parecchi anni, si stanno cominciando a organizzare, abbiamo parlato con i sindaci, con gli assessori allo sport, e quindi pensiamo il prossimo anno di fare un campionato di terza categoria. Io ho detto al presidente che lavoro per fare 2 gironi di terza categoria alla Spezia, però mi accontenterei di farne anche uno, diciamo, abbastanza grande. Rifaccio un augurio a tutti, organizzativamente penso che partiremo il 15, perché c'è proprio un motivo tecnico di federazione, siccome tante sono società nuove, quindi devono avere la matricola da Roma, perché sennò non si riesce a fare i calendari, per finire intorno al 19, fine di maggio, con i playoff, insomma, ecco, quindi saremo pronti a partire. Si gioca il sabato così come avevamo promesso, e io dico, se ci sono poi dei casi particolari di partite che magari ci tengono perché magari sono vicini, amici o parenti, o diciamo così paesi vicini, derby, e vogliono giocare in altre giornate, noi siamo a disposizione per accontentare tutte le società, insomma. Quindi un augurio a tutti gli atleti, che soprattutto lo spirito sia quello dell'aggregazione tutti insieme. Allora, grazie a Giovanni Pampana. In effetti quello che ho notato questa sera, che è saltato all'occhio, forse più a me che a altri, perché sono abituato a vedere l'aspetto più sportivo che organizzativo, è che i ragazzi che sono presenti a questa serata in gran numero sono giovanissimi, sono giovani. È abbastanza inusuale per la terza categoria solitamente, perché la terza categoria solitamente è riconosciuta come un campionato leggermente più avanti negli anni. Quindi questo è un segnale importantissimo secondo me. Io sono d'accordo con Pampano per la
promozione dell'anno prossimo, perché questo campionato, ragazzi, se lo disputate nella maniera giusta, nella maniera seria, sicuramente voi sarete la barca che crea la scia alla quale si aggregheranno altre società sicuramente, e potrà diventare un movimento importantissimo nello Spezzino. La contentezza si vede dal volto di tutti noi, della federazione regionale, naturalmente io in primis, perché ci ho messo la faccia, ci ho messo il tempo, e malgrado tanti corvi che sono in giro, non più tardi anche di questi giorni, c'è le City qua vicino a Ricco del Golfo che ancora non credono che la facciamo, insomma. Questo è uno schiaffo morale per tutti quelli che probabilmente, se c'era l'aiuto un po' di altra gente, facevamo qualche squadra di più, però fino a due giorni fa la gente in giro diceva che la terza categoria non si faceva ancora, malgrado l'iscrizione, va bene, questa è una nota di polemica che lascia il tempo che trovo. Io naturalmente sono felicissimo, ringrazio naturalmente tutti gli amici presidenti che hanno creduto nel progetto, che ci hanno seguito, e naturalmente il prossimo anno cercheremo di aumentare, però quest'anno era importante partire, 10, 11, 12 squadre non era importante, purtroppo noi abbiamo dovuto sacrificare tre squadre perché la seconda categoria era 11 squadre, ci hanno chiesto di sacrificare, essendo terza categoria, noi l'abbiamo fatto volentieri, però l'impegno del prossimo anno è quello di fare un campionato più completo. Di nuovo grazie a tutti, ringrazio naturalmente anche Angelo, che è il promotore di questa serata. Grazie a tutti. Metterci la faccia e fondare una squadra tutta tua, innanzitutto un grosso
prossimo lupo per questo e complimenti per la serata di quest'oggi a Chimano. Grazie, volevo ringraziare personalmente tutta la società presenti, un applauso a tutti. C'è un'area sportiva elegante e secondo me questo dobbiamo ringraziare la Lega regionale, Maggiari che è stato veramente un perno di tutta la situazione, anche lui mi ha dato coraggio, mi ha detto vai avanti, i giocatori arrivano, fortunatamente ne abbiamo tanti. La cosa più importante secondo me di questo campionato è che si parte da poco per arrivare poi in alto, in alto ci arriva chi vola, ma per volare bisogna prendere le ali e il cuore. In bocca al lupo a tutti.